Dall'esperienza di Fiera Avicola nasce il Poultry Forum and B2B, il nuovo evento internazionale interamente dedicato alla Fiera Avicola, l'unica completamente autosufficiente in Italia. 3 giornate di incontri e approfondimenti alla Fiera di Rimini dal 4 al 6 maggio, con focus su produzione e consumi, mercati internazionali, ricerca e innovazione. La prima edizione della manifestazione, organizzata da Fiera Avicola con Assoavi e Una Italia, è stata presentata a Roma al Ministero dell'Agricoltura. L'anno scorso per la prima volta Fiera Avicola si è spostata dalla tradizionale location di Forlì per spostarci a Rimini e si è tenuta insieme con Macfrut e si è realizzato veramente un grande polo dell'agri-food che ha riscosso un grande successo a livello internazionale. Quest'anno, negli anni pari, non ci sarà la fiera, ma ci sarà questo evento che è il Poultry Forum e B2B, proprio per dare la possibilità alla filiera comunque di avere un momento di incontro, un momento, anche una vetrina e soprattutto un posto per discutere delle tematiche di interesse di questo settore. La grande turbolenza che stanno vivendo i mercati proprio per effetto di queste crisi sono una grandissima occasione per cercare non solo di capire quello che sta avvenendo, di cercare di capire come sarà in futuro il mercato e queste dinamiche, ma soprattutto anche di far capire alle istituzioni, ai decisori, quanto siano cambiate le regole del gioco e quanto sia importante che se ne prenda atto e che si realizzino le migliori condizioni per permettere anche alla filiera avicola di continuare ad esprimere il meglio come ha fatto in questi anni. La seconda giornata avrà questo taglio fortemente internazionale, perché mai come oggi conoscere le dinamiche internazionali è fondamentale per programmare anche le strategie delle nostre imprese in Italia. Nella prima parte della mattinata affronteremo il tema delle materie prime, che è centrale in questo momento, viste le difficoltà legate a questa situazione geopolitica, ma anche a rincari che vedevamo già dal 2021 a causa anche di questioni di natura climatica e di approvvigionamenti di stock di materie prime da grandi paesi produttori come la Cina. Ma affronteremo anche il tema della sostenibilità, che rimane comunque un tema centrale, anzi che oggi ancora di più deve essere letto alla luce delle lezioni che questa situazione ci sta dando sull'importanza anche di scelte consapevoli per il futuro delle filiere del food europee, in particolare di quella avicola, che è una filiera comunque integrata, autosufficiente, 100% italiana, ma che ha pagato un prezzo importante in termini di rialzi dei costi di produzione proprio a causa della dipendenza dalle materie prime che in questo momento hanno subito questa impennata, ma anche in relazione ai costi energetici, ai costi del packaging. Quindi affronteremo a 360 gradi questi temi e anche con un focus sugli aspetti sanitari, che sono parimenti importanti. E sarà presente in Fiera Avicola anche il mondo scientifico, perché la sinergia tra la ricerca, la scienza e il mondo produttivo è essenziale per strategie future che consentano di produrre in maniera sempre più sostenibile e efficace, anche in ottica di prevenzione sanitaria, di prevenzione di tutti quegli aspetti che vanno a impattare sul nostro allevamento avicolo. Avendoci delle imprese importantissime dei settori, uova e carne, avendoci a disposizione le catene di distribuzione, è chiaro che i temi fondamentali saranno quelli del mercato, dei rapporti di filiera, dell'andamento dei consumi, importantissimo, dei processi inflattivi in atto, dei costi di produzione che per ora si sono scaricati sostanzialmente sulle imprese di produzione, e soprattutto sarà interessante riuscire a capire le dinamiche anche in termini prospettici per organizzare da qui a qualche mese le prospettive e il futuro del settore delle uova e del settore delle carni, che sono alle prese non solo con le difficoltà con cui hanno a che fare tutti i settori, quindi l'incremento dei costi dei mangimi, i consumi, i processi inflattivi e quant'altro, ma stanno uscendo dall'influenza aviaria che tra l'altro ha avuto paradossalmente un impatto importante, nel senso che ha tolto prodotto nel momento in cui il mercato era in difficoltà. La ripresa a regime di tutte le produzioni dovrà essere, come dire, analizzata e preparata per evitare il rischio di crisi improvvise ulteriori.